Ok, vabbè. Allora, io sono mesi che non vedo quello che succede nel mondo nell'oculare italiano perché sapete come la penso. Quindi, tutte le cose che dico si riferiscono a quello che ho visto fino adesso. Oddio, nulla mi fa pensare che da quando io ho smesso di vedere quello che mettono è cambiato. Allora, se qualcuno si offende e offende privatamente, problemi suoi. Io ho tutto da guadagnare, in qualsiasi caso, sia che non parliate di me, sia che parlate di me. Parlare con me in un video in cui io rispondo punto per punto a quello che dicono, non lo fa nessuno. Io l'ho detto più di una volta, io non ho ricevuto nessun invito a risolvere problemi. Problemi ce l'hanno loro, perché se si comportassero in un altro modo io non ci avrei niente da dire su quello che fanno gli altri. Mi dispiace che tanta gente viene coinvolta in un mondo dove ti dicono tutti quale oculare comprare, quale corde comprare, cosa fare, e a me questo. Però io l'ho detto, ovviamente ci sono talune persone che sono d'accordo con me, e ovviamente quelli che sono d'accordo con me in quel gruppo a parlare non ci stanno, perché evidentemente non ci stanno bene in quel gruppo, e quindi voi non saprete mai quanta gente se n'è andata. Perché poi parliamoci chiaro, io ho il coraggio di dire quello che penso, ma tanta gente per credo vide, per mancanza di coraggio, oppure perché non gliene frega fino a un certo punto, non esprime liberamente la propria opinione. Allora, se qualcuno si ostina a vedere i miei video pur pensando che io sono immondizia, c'è qualche problema mentale, perché se no io, vi ripeto, io vedo i video di certa gente in quel gruppo, ma perché? Perché devo dare importanza a delle persone che l'importanza non la meritano? È chiaro? Se io ritengo che il livello di discussione lì non è confacente al mio livello, non ci sto. Mentre altra gente evidentemente c'ha paura di quello che dico, non lo so. Adesso mi hanno detto che faranno. Parlate di me, non c'è problema. Perché? Se sono cazzate, poi si ritorcono contro. Se è vero, beh, io non credo che ci avete molto di vero da dire, che dovete dire? Fate pure, io non c'ho niente da perdere, a me non ne frega niente. Perché io c'ho la coscienza sporca, pulita. Mentre gli altri dicono che io sono così, però io non ho bisogno di ricorrere a al massimo dico idioti, adesso dico idioti. Prima dicevo altre cose. Adesso sinceramente non me ne frega più un cazzo. Proprio non me ne frega più un cazzo. C'ho altre cose da fare, altre cose a cui pensare. Il mondo dell'ukulele com'è, non l'ukulele. L'ukulele è un conto. Il mondo di quelli che girano intorno a quelli che pretendono di rappresentare l'ukulele d'Italia, ecco, quello non mi interessa per niente. Perché non è produttivo, non è musicalmente, per me non è musicalmente valido. Sì, c'è qualcuno che strumentalmente sa suonare, ma non acchiappa nessuno. Ma io vi dico la verità, fuori dal mondo dell'ukulele, l'ukulele è uno degli strumenti più presi per il culo. Purtroppo che lungo la semina raccoglie. Se uno va sempre in giro a fare le canzoncine vengono portate avanti sistematicamente, viene portato sistematicamente avanti chi non ha un minimo di creatività, chi legge le tablature, chi si porta avanti fino a un certo punto, o chi si registra su se stesso, tutte queste cose qui, e non si porta avanti uno che è in grado di fare un concerto dal vivo, di suonare mezz'ora, un'ora di seguito, canzoni di seguito, perché bisogna che suonare di seguito, ragazzi. È come giocare a calcio, non è che se azzecchi un passaggio, no, devi continuare a non perdere palle, andare avanti. Quindi le cose vanno viste anche nell'arco di un concerto.
Poi ovviamente se una persona ti sta sulle palle dirai sempre sistematicamente che è un cretino, che non sa suonare, che lui ha capito tutto, mentre l'altro non ha capito niente, lui ha capito tutto, l'ho capito tutto, poi sta frustrazione. Perché poi, parliamoci chiaro, io sono andato avanti, gente mi chiede dei consigli, perché? Perché non dico mai cazzate. Su qualsiasi cosa, mettete video, fate quello che vi pare, io non c'ho niente da perdere. Prima di tutto non li vedrò, dico la verità, perché a me, finché dall'altra parte non si fa un video in tempo reale in cui loro dicono qualcosa e io dico qualcosa, io non voglio legittimare certa gente, non voglio neanche rispondere. Quando dimostreranno di essere all'altezza di una conversazione intelligente, e quindi quando si dimostreranno in grado di mettersi in gioco e uscire dal loro gruppo, mettere i video nel loro gruppo, no? È come se entro. È facile pigliare per il culo, che ne so, il Movimento 5 Stelle che sta nel PD, o pigliare per il culo il PD in una sala del Movimento 5 Stelle. Ma insomma, quello è vincere facile, ma provate a mettervi uno a uno, no? E allora lì si vede chi è in grado di parlare, chi è in grado di argomentare e chi è in grado solo di insultare. Perché io non ho ricevuto o quel video lì, no, cose circostanziate, sempre vaghi insulti da persone che io ritengo musicalmente scarse. Lo so che loro non sono abituati a sentirselo dire, però non è tanto la tecnica, è proprio la musicalità, è il fatto di non accorgersi come va interpretata una canzone, il fatto di non uscirsene con un qualcosa di personale, capito? Quindi tutto quello che è fuori dal previsto viene visto come squadrato, sbagliato, tutto sbagliato, tutto sbagliato, loro hanno capito tutto. Io non ho mai preteso, e non lo ripeto, non ho mai preteso di insegnare, ho fatto dei video in cui davo delle idee, ma non ho mai preteso veramente di insegnare, non ho mai preteso di essere a capo di gruppi, non ho mai preteso di stare davanti a gruppi dove gente canta e lasciare che ci sia uno starnazzamento generale, non l'ho mai fatto. Probabilmente il mio difetto è quello di non fare più video ogni mese, ogni 15 giorni, quindi non stare lì a provarsi il video, ma di essere me stesso. Certo, qualche pezzo lo provo di più. Il mio difetto è anche quello di non avercela con la chitarra, di suonare con la chitarra e di dire quello che penso senza timore riverenziale dell'uno o dell'altro. Morale, ma sì, ma se io mi fossi comportato in un altro modo, non è che sarei stato una risorsa, sarei stato uno dei tanti deficienti, uno dei tanti deficienti deficienti di personalità, per non dire proprio deficienti, deficienti di personalità, cioè con mancanza di personalità. Ora io la personalità ce l'ho da vendere, il coraggio alle mie idee ce l'ho. Coraggio di dire quello che penso ce l'ho, qualcuno dà fastidio, se ne faccia una ragione. C'è gente che la pensa diverso e che parla e che non ha bisogno di insultare, perché la verità fa molto più male dell'insulto gratuito. Ricordatevi, la verità fa mo io riesco a far incazzare la gente soltanto dicendo alcune cose, ok? E poi mostrando pezzi d'appoggio a quello che dico, perché io non parlo a cazzo di cane, ragazzi. Io sono una delle persone che può anche sbagliare, sbaglia parecchio musicalmente, ma ho la fortuna, ho la virtù di accorgersene e cercare di migliorare, cosa che gli altri non hanno, non tutti. Sicuramente le persone che la pensano come me non hanno nessun problema. Le persone in buona fede, le persone che non si sentono
chiamate in causa, perché se io, una persona parla di deficiente di ukulele, io non mi sento chiamato in causa, perché non mi ritengo deficiente, non ho mai detto qualcosa di deficiente. Ora, se qualcuno, io parlo di alcuni deficienti e mi contattano, evidentemente si sentono chiamati in causa, io non lo so, problema loro. Poi, se loro vogliono, qualcuno vuole rimestare nel torbido, problemi suoi, e lo dico in tutti i sensi, problemi suoi. Io non c'ho nessun problema. Io quello che devo dire l'ho detto. Come vedete, non mi occupo spesso, ho levato parecchi video dove parlo dell'ukulele, perché lo ripeto, per me, dall'altra parte non c'è un mondo che è degno della mia attenzione, proprio non c'è. Prima lo ritenevo degno della mia attenzione perché lo ritenevo parte di quello che è l'ukulele. Adesso non riesco a distinguere l'ukulele come strumento e l'ukulele come fenomeno. Ok? E sono due cose diverse. Purtroppo l'ukulele come fenomeno influenza tanta gente che si vuole appucciare l'ukulele come strumento. Per cui forse le persone che riescono a cambiare idea sull'ukulele non sono, cioè riesco più io a far cambiare l'idea sull'ukulele delle persone di quelli che lo difendono a spada tratta, che io dico sì, è vero, l'ukulele per come è, diciamo, affrontato, pubblicizzato, è una cosa ridicola, però ti consiglio di andare a vedere questa persona, dove suonano. Ti consiglio questo nome, questo nome e questo nome. E questi, fra questi nomi sicuramente non c'è un italiano, mi dispiace però. No, c'è qualcuno discreto, c'è quello di Ukulele Academy, che è discreto, ma anche come approccio allo strumento è quello che dice, si vede che parla di cose che conosce. Adesso c'è un altro pagliaro che ho visto che ha fatto del blues e non è male. Altri che fanno un genere che a me non piace, tipo John Tom, io non posso giudicare perché per me quello non è nel campo mio, cioè lì è un'altra cosa. Io sono abituato a canzoni, country o blues, e quindi non lo so. Altri, certo, è difficile giudicare, esprimere giudizi con persone con cui hai avuto a che fare. Cioè, perché tu ci hai avuto a che fare con tutti questi di ukulele? Perché ti conoscono tutti fra di loro, ragazzi. Cioè, tu li dichi con uno, li dichi con tutti, perché fanno spirito di gruppo. Chiaro? E poi vanno a dire a mamma, papà. Poi il problema è che poi io parlo e mi vedete cosa dico e cosa parlo e chi sono. È che non coincide assolutamente con le cose che dicono di me. Poi, se vogliono ricominciare a fare delle polemiche su di me, da 218 abbonati ne avrò 240. Fate. È bello che poi quelle che fanno le polemiche sono quelle che ce n'hanno meno di me, poi che si ricredano poi chissà che non ho, che io mi giudichi l'importanza del numero degli abbonati, però siccome loro sì, lo so, qualsiasi cosa facciano sbagliano, per me qualsiasi cosa facciano fanno sbagliano, però come si dice, tu vuoi andare nella scarpata, vai nella scarpata. Ti credi che sei meglio di me? Ti credi che mi puoi insultare? Ti credi che puoi fare i beat? Fai, fai. Io non c'ho niente da perdere. Io non prendo serate da loro, non faccio corsi presso di loro, non insegno presso di loro, non compro il loro ukulele, quindi che volete fare? Loro c'hanno, perché poi se uno fa quelle cose là, forse non è che tutta la gente ce l'ha con me, quindi quando uno comincia a insultare, a fare i video dove insulta gratuitamente un'altra persona, la gente dice: ma chi è? Ma perché? E allora lì, infatti, se vedete, io parlo in generale, perché la singola persona, io non ho bisogno di, no? Io lo mando a dire direttamente, non ho proprio bisogno di fare video. Però se loro vogliono fare video, io faccio riferimenti, certo, se uno parla a me, se uno dice una stupidaggine, no? Su un ukulele, lui ha espresso la sua opinione, ok, io e tante altre persone pensano diversamente su quell'ukulele, solo che fra quelle altre persone ci sono persone che ci capiscono di ukulele.
You got a Duke, Cam Middleton. Non è che io sparo cazzate. Oltretutto, ripeto, quello ukulele non solo l'ho sentito su internet, l'ho suonato nella vita reale, l'ho suonato. Ho preso al negozio e ho fatto un accordo. Non è che ho suonato, però ti rendi conto, era esattamente come l'avevo sentito su coso. Ripeto, a parte l'idea stessa di fare un ukulele, che è l'imitazione di una chitarra elettrica che non c'entra in un cazzo, come fare una chitarra elettrica che pretende di essere un ukulele, io lo trovo ridicolo, però poi. Arrivederci.